Matteo Colarossi, lei come presidente della provincia di Pescara, dell'Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali, avete fatto questo comunicato, un comunicato in cui in sostanza dite che il piano di assetto naturalistico blocca o bloccherebbe la gestione preventiva antincendio. Perché? Le finalità della riserva sono finalità di tipo naturalistico, dove si prevede l'evoluzione naturale di una parte della pineta, diciamo togliendo quelle che sono la gestione normale preventiva antincendio che dovrebbe essere normalmente fatta per determinati boschi, perché la pineta è un bosco, soprattutto in zone di interfaccia con l'area urbana. Quindi che cosa si dovrebbe fare? Si dovrebbe fare innanzitutto la gestione di pulire le fasce intorno alle abitazioni, a creare delle sorte di fasce tagliafuoco, si doveva pulire lo sfalcio delle erbe, si doveva evitare lo sviluppo degli arbusti che favoriscono l'incendio di chioma. Se noi abbiamo gli arbusti, l'incendio da terra, da radente va alla chioma e andando in chioma poi passa alle abitazioni, alle case. E inoltre andava rimosso tutto quello che sono le piante secche in piedi, gli alberi morti a terra, cosa che vengono lasciate per questioni di tipo naturalistico. Se siamo nella riserva della Camosciara, questo tipo di destinazione, di gestione a evoluzione naturale è concepibile, si può fare in vista di una tutela, ma stando all'interno di una città con una pineta che è di origine artificiale, antropica, e dal dopoguerra fino agli anni Ottanta che sono stati impiantati gli alberi, queste sorta di vincoli purtroppo hanno dato mano facile a chi realmente voleva fare danno. Naturalmente questi sono consigli che voi date, possiamo concludere così, Presidente, lo scrivete nel vostro comunicato, sì. Il fuoco si combatte a fiamme spente. Il fuoco si combatte a fiamme spente perché se noi preveniamo, soprattutto vicino ai centri urbani, le abitazioni, ma anche in montagna, creando tutte quelle azioni di selvicoltura attiva, di gestione attiva che è sostenibile, chiaramente l'incendio invece di propagarsi in maniera devastante a dismisura lo si può controllare e anche gli operatori antincendio riescono più facilmente a spegnere l'incendio. Quindi dobbiamo prevedere, soprattutto nell'ambito di un periodo di cambiamenti climatici, dobbiamo completamente cambiare il tipo di approccio. La gestione non deve essere conservativa, si può fare conservazione gestendo. Gestire significa proteggere il bosco, proteggere la gente, proteggere la natura e soprattutto non avere poi un danno al nostro patrimonio che vedranno forse i nostri figli.